Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di retro gaming e lo facciamo con una console davvero molto particolare. Non è lei è qua per un motivo, ma non è lei, ma la console di cui parleremo oggi ragazzi è lei. Lo so, cosa state pensando? È piccola, piccola. Lei è l'Hambernic Nano, una console veramente microscopica ma che ci permette di giocare fino a lei. Sì, riesce a riprodurre ed emulare fino alla PlayStation 1. Questo è incredibile perché le dimensioni di questi due prodotti, che sono quasi in grado di fare la stessa cosa, e in più qua abbiamo anche lo schermo mentre lei dovevamo collegarla a una televisione, ragazzi, è pazzesco, assurdo. Quello che riusciamo a fare con lei è davvero molto interessante, perché lo facciamo in uno spazio veramente ridotto, perché lei, come vedremo tra poco, ha misure e peso veramente ridottissime. Ma prima di guardare nel dettaglio le sue caratteristiche, cosa è in grado di emulare e di fare, direi di fare un veloce unboxing. Allora, all'interno della confezione, che è fatta molto bene, troviamo un manuale di istruzioni in lingua inglese e cinese, dove abbiamo tutte le combinazioni di tasti per attivare le opzioni del menu del software installato. Dopodiché abbiamo una scatoletta dove al suo interno troviamo due cavi. Abbiamo un cavo che è il classico cavo USB, USB Type-C per la ricarica e connessione al computer, e poi abbiamo un altro cavo USB Type-C jack per andare a collegare degli auricolari o delle cuffie. Dopodiché troviamo un pratico gancio in metallo per andare a fissare la nostra console ai pantaloni, a uno zaino, a un portachiavi, perché lei è veramente un oggetto talmente piccolo che può essere attaccato ovunque. Ed infine troviamo lei, la piccola console di Hambernic, l'RG Nano, una console veramente minuscola ma fatta con materiali incredibili, soprattutto con un'estetica pazzesca, un piccolo Game Boy Color in miniatura. E come abbiamo appena visto nell'unboxing, la confezione è veramente, secondo me, bella anche dal punto di vista estetico, perché è molto elegante. Infatti secondo me lei è un prodotto da regalare che potrebbe fare scattare l'effetto wow, perché comunque sicuramente per chi è appassionato di retro gaming e non solo, qua il wow parte sicuramente. Allora, le sue caratteristiche principali, come abbiamo detto, sono le misure, che sono ridottissime. Infatti lei è lunga 7,1 cm per 4,3 cm con uno spessore di 1,7 cm. Il suo peso, ragazzi, è assurdissimo, perché lei pesa solo 75 grammi. E la cosa ancora più inquietante è che in questi 75 grammi abbiamo tutta la struttura che è fatta in alluminio, quindi non abbiamo niente di plastica, a parte ovviamente i tasti, ma tutta la struttura è alluminio anodizzato, quindi è veramente un prodotto pazzesco anche dal punto di vista qualitativo dei materiali. Per quanto riguarda il display, che è ovviamente una parte interessante, abbiamo un display da 1,54 pollici con la risoluzione di 240x240. Questo ovviamente ci fa capire che è un quadrato, quindi avremo quello che è appunto l'emulazione dei giochi un pochino allungati, perché avremmo dovuto avere, ovviamente, per avere un aspetto perfetto per quanto riguarda l'emulazione, un 4/3, però secondo me ci si accontenta, anche perché non ci si accorge, veramente minimo il, diciamo, l'allungamento di quello che è l'immagine. Poi potremmo utilizzarla anche andando a schiacciare, quindi avere quello che è la risoluzione perfetta per quanto riguarda l'aspetto, però poi si formeranno delle bande nere, quindi io vi consiglio di utilizzarlo così com'è e non vi accorgete nemmeno. Anzi, secondo me bisogna essere anche un po' dei maniaci psicopatici per andare a diciamo soffermarci su quello, perché qua ragazzi stiamo parlando veramente di una console microscopica. Per quanto riguarda le sue connessioni, abbiamo qua sopra una presa Type-C che, come abbiamo visto nell'unboxing, ci permette di andare a collegare sia un cavo USB, quindi per poterla collegare al PC, o andare a collegare l'adattatore che abbiamo visto che troviamo all'interno della confezione, che ci permette di andare a collegare le cuffie. Quindi abbiamo la possibilità di sentire l'audio sia ovviamente dei giochi, che anche se dovessimo utilizzarlo come lettore MP3, potremmo utilizzarlo anche come lettore MP3. Qua da parte abbiamo quello che è lo slot per la micro SD, perché lei ovviamente non ha una memoria interna e sfrutta totalmente la micro SD che abbiamo qua inserita. Durante la
acquisto potremmo scegliere se acquistare la versione a 64 giga o a 128 giga. Cambieranno il numero di giochi che avremo installati appunto nella micro SD. Poi, per quanto riguarda l'audio che esce da qua sotto, è un audio che veramente mi ha lasciato senza parole, perché pompa tantissimo per essere un prodotto di queste dimensioni. Per quanto riguarda invece l'hardware, quindi quello che è il cuore pulsante di questa micro console, anzi nano console, che è il suo nome giusto con cui è stata battezzata, abbiamo all'interno una CPU ARM Cortex A7 da 1,2 GHz, mentre per quanto riguarda la RAM abbiamo 64 GB di RAM DDR2. La RAM è proprio risicata per far funzionare la console, che però in maniera incredibile riesce, come abbiamo detto, ad emulare anche una PS1. Ovviamente è tutto risicato perché stiamo parlando veramente di una micro console. Per farvi capire realmente la dimensione di questa console, ragazzi, guardatela vicino alla moneta da 1 euro. È pazzesco quanto la console sia piccola. Ma per farvi capire ancora di più l'assurdità di questa console, ma non solo per le dimensioni in sé, ma quanto si sia rimpicciolita la tecnologia rispetto a quello che era una console tipo una PlayStation 1, guardatela rispetto a una memoria da 1 mega che avevamo all'interno della PlayStation 1. Praticamente qua avevamo 1 mega di memoria, e guardate qua cosa abbiamo in 64 giga con display ed emulazioni infinite, perché ovviamente qua giochiamo alla PlayStation 1, qua giochiamo dalla PlayStation 1 andando indietro, quindi è veramente assurdo. Qua abbiamo installato in 64 giga 5300 giochi, nella versione 128 giga addirittura 8000 giochi, quindi capite che veramente c'è un'infinità di giochi. Qua invece avevamo 1 mega di memoria dove non ci si poteva installare praticamente nulla, a parte il salvataggio del gioco che stavamo utilizzando, quindi veramente assurdo. Allora, per quanto riguarda invece le connessioni, non abbiamo né Bluetooth né Wi-Fi, quindi è senza tutto questo, perché comunque sarebbero stati dei moduli da inserire in uno spazio veramente ridotto. All'interno abbiamo una batteria da 1050 mAh che ci permette di giocare fino a 2 ore e mezza, quindi giocare 2 ore e mezza da una console così piccola, voglio vedere chi è in grado di farlo, non solo per i tasti piccoli ma quanto anche per il display piccolo, che dopo un po' ovviamente vi fa diventare ciechi. Poi chi ha la mia età ovviamente magari già non ha una vista da falco e qua fa un pochino più fatica, però è assurdo come Ambernic abbia pensato ad una console che ovviamente è una console non da gioco quotidiano ma da portarsi dietro. Infatti, come abbiamo visto qua da parte, abbiamo la possibilità di mettere appunto il gancio per farla diventare un portachiavi, per attaccarla ad uno zaino, cioè veramente le possibilità di trasporto sono infinite, perché lei è piccolissima. E poi fa veramente figo avere sta cosa che penzola, perché comunque poi fatta in alluminio anodizzato ha un aspetto estetico veramente incredibile. Allora, abbiamo parlato di tutto quello che sono le sue caratteristiche, delle sue dimensioni, abbiamo detto comunque che è in grado di riprodurre tutto, però direi che adesso è ora di vederla in azione. Lei come software ha installato un sistema Linux e lo troviamo sia in lingua inglese che in lingua cinese. Prima di andare ad accendere vorrei parlare un attimo dei tasti, che secondo me Ambernic, per assurdo, per il massimo che si può fare in una console del genere, è riuscita a farla, nel senso che i tasti, quelli che sono A, B, Y e X, secondo me, pur essendo piccoli e vicini, io ho le dita molto grosse, sono fatti in maniera, per quanto riguarda la sporgenza e l'ergonomia, ci permettono veramente di essere comunque utilizzati. Ovviamente non pensate che sia come utilizzare una console normale nelle dimensioni, ma è assurdo come comunque sia stato ottimizzato. Anche i due tasti menu qua sotto si riescono a cliccare senza nessun problema. Poi qua sopra abbiamo il tasto right e left, e per quanto riguarda invece la croce, secondo me non è male, forse ha una corsa un po' lunga, però veramente si riesce a utilizzare senza problemi, nel senso senza problemi per una console così piccola. E sia chiaro, non state utilizzando una console di dimensioni normali, cioè state utilizzando una cosa veramente veramente piccola, e anche se avete dita non piccole come le ho io, si riesce per assurdo ad utilizzare. Però adesso andiamo ad accenderla. Per accenderla basterà tenere premuto il tasto laterale qua da sul fianco, lo teniamo premuto un attimo ed ecco che parte subito il logo Ambernic. Dopodiché entreremo in quella che è la schermata di default, cioè l'orologio. Questo è come se fosse uno screensaver dove abbiamo appunto l'ora e la data. Per entrare invece nel sistema Linux di cui lei è fornita, basterà schiacciare il tasto Start
ed entreremo nella modalità Linux. Questa interfaccia, la classica interfaccia Ambernic delle versioni diciamo vecchie di Ambernic, non quelle che ha attualmente, dove avevamo appunto tutti gli emulatori disponibili. All'interno di ogni emulatore, andando a cliccare A, potevamo accedere a quello che erano tutti i giochi. Però questa non è l'unica possibilità che abbiamo, c'è una possibilità secondo me più adatta per un'interfaccia retro gaming, quella che io vi consiglio di utilizzare se non dovete utilizzare altre funzioni di questo sistema Linux installato in questa piccola console. Quindi per entrare in quello che è l'interfaccia retro gaming più diciamo adatta alle nostre esigenze, basterà andare a cliccare il tasto laterale ed ecco che entriamo in un menu. Abbiamo il volume che possiamo regolare, abbiamo la luminosità che possiamo regolare, abbiamo Set Launcher Retrofit. Cos'è? Questa è la possibilità di cambiare quello che è l'aspetto, l'interfaccia appunto, e passare in una modalità più adatta al retro game. Basterà andare a cliccare due volte il tasto A ed ecco che adesso andrà a ricaricare l'interfaccia. Torniamo nell'orologio, andiamo a schiacciare ancora Start ed ecco che adesso l'interfaccia è un'interfaccia molto più accattivante per quanto riguarda il retro gaming. Quindi d'ora in poi, ogni volta che l'andremo ad accendere, avrà questa interfaccia. Per tornare a quella precedente basterà fare appunto la stessa azione e ci riporterà nella versione Ambernic, dove abbiamo disponibile anche le opzioni per Linux. Vedete che abbiamo tutti gli emulatori: Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo, Game Gear, cioè Sega, cioè Genesis, cioè c'è veramente di tutto. E scorrendo arriviamo anche fino a PlayStation, ed è questo veramente l'assurdo: PlayStation, che è questo modello qua. Quindi è veramente impressionante quello che riusciamo a avere fra le nostre dita, che qua invece era una cosa veramente gigantesca rapportata appunto a questa super piccola console nano di Ambernic. Allora, adesso volevo farvi vedere qualche gioco. Proviamo a far partire un gioco Sega, proviamo Sonic. Guardate quanto comunque il display sia comunque bello luminoso, e anche l'angolo di visuale secondo me è incredibile per un display comunque di queste dimensioni e anche in questa fascia di prezzo. È veramente impressionante la qualità di questo display. Proviamo adesso a far partire Sonic per farvi vedere anche comunque la fluidità di un gioco di questo tipo, come comunque rimane fluido per quanto riguarda il frame rate e come sia comunque giocabile. È assurdo, cioè guardate quanto è scorrevole, quanto comunque sia un gioco che ovviamente il Sega non è una console difficilissima da emulare, ma lo stiamo emulando con una console veramente microscopica. È assurdo. Adesso usciamo dal gioco. Per uscire basterà andare a cliccare ancora il tastino bianco qua da parte, scendiamo fino a, ecco qua per esempio possiamo salvare la partita, una cosa interessante. Qua possiamo caricare la partita che abbiamo fatto e possiamo arrivare fino a Exit Game, quindi facendo doppia A possiamo uscire da questo menu e potremo poi andare a cambiare gioco. Però io direi che possiamo cambiare emulatore, quindi facciamo B e andiamo a cambiare emulatore. Proviamo un gioco Super Nintendo, vediamo cosa c'è disponibile. Proviamo questo. Andiamo a fare Start. Cioè guardate quanto comunque è fluido, eh? È pazzesco quanto è fluido. È veramente impressionante. Comunque ci si riesce a giocare anche con le mie dita, che sono molto grosse. E non pensavo, perché quando mi è arrivata questa console e ho aperto la confezione ho detto ma no, ma dai, ma neanche un bambino di 5 anni può utilizzarla per quanto riguarda le dimensioni delle dita. Invece no, Ambernic è riuscita, in maniera ovviamente nella massima possibilità che si possa avere in queste dimensioni, a sfruttare creando comunque i tasti con una determinata forma e altezza, si riesce veramente ad utilizzare. Adesso vabbè, era solo per farvi vedere anche questa emulazione per quanto riguarda Nintendo. Adesso andiamo a cliccare ancora il tastino bianco qua da parte, scendiamo, andiamo su Exit Game, sempre con doppia A, B, torniamo agli emulatori,
proviamo adesso qualcos'altro. Guardate quanti giochi abbiamo disponibili. L'unica cosa è che non c'è la possibilità di fare una ricerca per nome, quindi bisogna farli scorrere quando cercate qualcosa. L'unica pecca, secondo me, è quella. Poi ricordatevi che comunque nel libretto di istruzioni che avete appunto con la confezione, come vi ho fatto vedere nell'unboxing, c'è tutte le scorciatoie per andare a utilizzare i tasti della console per fargli fare determinate azioni, in cui andando a combinare la pressione di alcuni tasti contemporaneamente potremmo andare in alcune parti del menu per fare diverse funzioni. Proviamo a guardare il Neo Geo Pocket, vediamo, magari proviamo, sì, Metal Slug, vediamo come riesce ad emularlo. Cioè, guardate anche qua l'emulazione com'è impeccabile, è bellissimo, bellissimo. È fantastico, è incredibile giocare in una console di queste dimensioni, è fuori di testa, fuori di testa. Adesso però direi che usciamo anche da questa emulazione e andiamo a vedere finalmente l'emulazione di lei, la PS1. Allora, usciamo da questo emulatore Neo Geo Pocket e andiamo verso la PS1. Ecco qua, i giochi, ragazzi, per la PlayStation 1 ce n'è veramente svariati, all'interno c'è veramente un po' di tutto. Proviamo qualcosa, ovviamente l'emulazione PS1 è l'emulazione più forzata qua dentro, è quella che lei fa più fatica, soprattutto per quanto riguarda i giochi di combattimento, di lotta, cioè i picchiaduro. Questi sono i giochi che lei fa veramente fatica, perché comunque parliamo di una console che ha un hardware veramente risicato. Però altri giochi PS1 li riesce a riprodurre, secondo me, in maniera direi anche impeccabile. Quindi proviamo a vedere adesso un Dragon Ball versione PS1. Guardate la grafica, che comunque è, secondo me, fantastica. E tipo con Dragon Ball, secondo me l'emulazione non è male, anche il frame rate non è per niente male, non c'è un rallentamento per quanto riguarda, soprattutto almeno dal punto di vista visibile, non c'è sicuramente, ed è veramente assurdo, cioè lei sta riproducendo quello che riproduceva lei, cioè. Ma ci capiamo, cioè veramente fuori di testa questa cosa, cioè, a raccontarla non sembra vera, ma stiamo riproducendo la stessa cosa. Sentite l'audio, è assurdo che potenza audio abbiamo, anche la qualità veramente pazzesca. Ragazzi, cioè, ci siamo capiti? Assurdo, assurdo. Ripeto, l'emulazione PS1 è quella più forzata che ha per quanto riguarda appunto l'hardware, ma la maggior parte dei giochi funzionano bene. Poi dopo ci sono giochi magari in cui c'è bisogno di più hardware o più potenza hardware, allora a quel punto avremo molti rallentamenti, dipende molto dal gioco per quanto riguarda la PS1 però, perché tutto il resto secondo me viene emulato in maniera incredibile, pur avendo un hardware veramente risicato. Con i suoi 64 mega di RAM capite che riesce comunque a gestire gli emulatori in maniera, secondo me, molto più che accettabile. Però a questo punto direi che è arrivato il momento di parlare di prezzo. Allora, lei costa intorno ai 65 euro, la versione a 64 giga di memoria, con appunto all'interno 5800 giochi, però con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione il prezzo si abbassa ulteriormente, quindi non so, secondo me è un gadget assurdo, è un gadget incredibile. Secondo me anche il prezzo non è giudicabile, perché comunque è un prodotto unico, è un prodotto che, di cui non c'è rivali, perché che io sappia non c'è altre console con queste caratteristiche così piccole, quindi è difficile dire no, ma c'è un altro marchio che la vende a meno, cioè non so, è geniale. Secondo me Amberni qua ha fatto un prodotto geniale per quanto riguarda l'idea e diciamo farci capire la possibilità, volendo, di dove si può arrivare con la tecnologia attuale per quanto riguarda l'emulazione, comunque ad un prezzo ovviamente non è incredibile, ma un prezzo sicuramente accessibile, ed è veramente veramente assurdo, soprattutto per la qualità costruttiva che ci viene data anche per quanto riguarda i materiali. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione per quanto riguarda lei, la piccola Ambernic Nano, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità
tante prime spoiler anche di lei, erano arrivati degli spoiler, spoilerini piccoli come è lei. Sempre si va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto anche di lei ovviamente, oltre che qua in descrizione video troverete le offerte quando verranno rilasciate per quanto riguarda questa console. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!